Care amiche, cari amici, per fortuna ho filmato molto perché la parte iniziale di questa live in Instagram non me l'ha salvato e io non l'ho scaricato quando si è finita automaticamente. Per fortuna che io sono ridondante e ho continuato a parlare negli altri video che ho fatto, che si dovranno salvare. Spero che si salveranno, che si salveranno di tutto quello che ho parlato nella parte iniziale. Però ho iniziato a dire delle cose e questo video lo faccio perché ultimamente non ho fatto molti live o premiere in YouTube, ma ho fatto dei radioprogrammi in Spreaker che ho salvato nel mio canale di YouTube Santen Chan, e molti di voi mi hanno chiesto di spiegare quello che avevo iniziato a dire, perché questi radioprogrammi sono piaciuti molto. E io ho parlato circa la notizia che ho preso da un mio amico youtuber di cui non faccio il nome, che dopo un esorcismo a una proprietà questa ha preso fuoco. Molti si sono incuriositi. E quindi ho fatto un radioprogramma in Spreaker che ho salvato su YouTube dicendo: prende fuoco una proprietà dopo che Matteo Montesi ha fatto un bucaggio con esorcismo. E io gli davo in questo radioprogramma dei consigli a Matteo Montesi, perché lui si nomina esorcista e non sa magari le potenze che sta evocando o invocando, perché dicono che il demonio Satana, quello che lui, o diavolo che lui combatte, è anche il grande ingannatore dell'umanità. Quindi lui pensa di evocare Gesù, la Vergine Maria, Giuseppe oppure il Dio stesso, e invece gli sta accorrendo il demonio. E quindi io nella prima metà avevo iniziato nell'inizio del video che ho fatto, la prima live in Instagram, avevo iniziato a dargli dei suggerimenti. Purtroppo non so come ho iniziato, perché Instagram non mi ha salvato il video e io non l'ho salvato subito dopo la diretta. Quindi non vorrei essere ridondante, ma un inizio ci vuole. Quindi mi raccomando, andate a guardare i miei video nel mio canale di YouTube per sapere anche i temi che ho trattato nei miei radioprogramma di Spreaker. E poi avevo iniziato a dirgli che lui si deve, per esempio, premonire di un anello protettivo, come può essere questo Opi Cacinas, cioè la tribù Opi del Nord America ha i Cacinas, che sono degli spiriti. Allora sono anche le maschere rituali di questi spiriti. Questo non so che spirito è, ma è della popolazione Hopi, della nazione, come loro dicono Hopi. E poi deve avere degli elementi protettivi. Prima ho fatto vedere tutto questo scrigno che ho di cose, per esempio l'abracadabra, mi sembra che ne ho parlato alla fine. Per quello non mi ricordo più di cosa ho parlato e di quando. Deve avere, per esempio, deve tracciare con dei gessetti colorati dei pentagrammi, degli esagrammi. Deve bruciare dell'incenso, ma lo deve fare in luoghi protetti, non lo deve fare a caso. Poi deve avere un rosario, perché i mantra, questo è un japamala indù, ce ne sono molti indù e buddisti, ma può anche essere i rosari che lui utilizza per le preghiere cristiane, i rosari cristiani. I mantra e le preghiere servono a proteggere la mente dalle interferenze negative e a concentrarla durante la meditazione. Poi può leggere, per esempio, si deve fare una cultura, deve leggere le Metamorfosi di Ovidio, che questo parla veramente di quello che gli antichi consideravano la magia. Quindi ritornare ai classici, deve leggere L'asino d'oro di Apuleio, l'asino d'oro. Questo è veramente uno dei pochi libri che ci è pervenuto intero dall'epoca antica, classica,
che è proprio un libro iniziatico, ti inizia la magia. Perché per gli antichi non c'erano potenze buone e potenze cattive, erano tutte delle potenze naturali che a seconda di come le si evocava e della ragione potevano essere buone o cattive. E quindi qua c'è scuola di magia della Mediterranea che ti insegna come allestire un tempio e come gestire i rituali. Qua c'è magia, la scienza assoluta, con delle formule evocative e meditative. Poi, per quanto concerne la magia rossa, che c'è la magia rossa, bianca, nera e verde. La magia verde è tutto quello che in cui si impiegano elementi naturali, vegetali soprattutto, per quello verde. La magia bianca è la magia delle forze angelicali, la magia nera è delle forze ctonie, non necessariamente diaboliche. Qua c'è la magia rossa, che non è magia nera, non è né buona né, né bianca né nera, non è né buona né cattiva, ma c'ha di tutte e due gli elementi, di Frank G. Ripple. Poi ci abbiamo la magia stellare. Ti devi fare una cultura, la magia della piramide. In questo libro ci sono molti sigilli che puoi tracciare. Vedi? Poi c'hai il diavolo in tutte le tradizioni del mondo, in questo libro di Dinola. Io ne ho parlato in altri miei video di questo libro. Cerca e troverai, caro Matteo Montesi. Anita, saluto. Saluto Anita. Saluto Anita. Poi i miei orrori preferiti di Howard Philip Lovecraft, perché anche i racconti dell'orrore ci aiutano a comprendere certe realtà. Poi ecco, ti avevo parlato, e di nuovo utilizzo questo filtro, non so perché, ma vediamo se posso cambiarlo. Ecco qua, ho tolto il filtro. Ci sono, per fare le novene, ci sono queste candele rosso, bianco, nero di San Cipriano. Una novena, questo significa che tracci una stella a 9 punte dentro un cerchio per terra e accendi ogni giorno una candela diversa, ogni giorno una, e ti devi mettere al collo questa guida. Rosso, bianco, nera. Gli afroamericani, questo appartiene alla Kimbanda, l'Umbanda, alla Santeria, al Santo Clé, il Bambo Clé, non so che cosa. Gli afroamericani, soprattutto erano delle sacerdotesse, utilizzavano tutti gli elementi della cucina, come potevano essere i fagiolini, perché erano poveri. Allora facevano delle collanine, perché non avevano per comprarsi il vetro colorato e queste cose. Per evocare, questo serve San Cipriano, che qua c'è la sua immagine, qua come eremita e qua come sacerdote cattolico, serve per combattere contro gli effetti negativi della magia bianca, rossa e nera. Ecco perché rosso, bianco e nero. Contro gli effetti negativi, perché la magia rossa può essere tanto realizzata a fin di bene come a fin di male. Quindi per esorcizzare la magia rossa, bianca e nera si porta questo cordone con perline rosse, bianche e nere e si prega San Cipriano.
poi fare una novena, cioè in 9 giorni bruci magari in un candelabro 9 di queste candele, oppure accendere dei ceri che durano 7 giorni, ma questo è di San Giorgio. San Giorgio lo evochi con questa guida verde, bianco, rosso, quindi sarai anche patriota, e poi con un cero. Questo dura 7 giorni, verde, bianco, rosso. Lo puoi mettere al centro di un pentagono, oppure bruciare una novena, cioè bruci in 9 giorni 9 candeline come questa, verde, bianco, rossa. Ci sono più grandi, più piccole. Mi raccomando, non lasciare sole le candele, perché se no ti bruciano tutto. Poi puoi evocare le forze ctonie, che non sono negative, ma sono degli inferi. Con questa guida rosso-nera o nera-rossa, e puoi evocare Pomba Gira, Trancarua, Etsu, e poi mi sembra che mi sto ripetendo, e San La Muerte. Poi ci sono, vabbè, altre potenze come questa dell'acqua, che è Otsum, o questa potenza Yanza della tormenta, dei fulmini, della pioggia. Questa è una candelina più piccola che non dura 7 giorni, di che può essere di Pomba Gira se è rosso e nera, e se invece ne prendi una nera e rossa è di Etsu o Trancarua. Bianca o nera e di San La Muerte. Qua vediamo che ci abbiamo una nera e bianca che non so di chi è, qua una bianca totalmente, può essere di San La Muerte, ma poi le candele bianche sono universali, tanto universali tanto per le forze positive come negative. Nera di San La Muerte, ma ci abbiamo anche questa che è di Pomba Gira, perché rossa e nera. Ma poi se gli dai, se la giri, cioè se ne prendi una che si accende così, nera e rossa, può essere di Etsu o di Trancarua. E poi c'è questa dei 7 colori. Per 7 arcangeli, oppure per 7 potenze, spiriti, eccetera. Io adesso non mi ricordo che cosa si evoca con questa, perché c'è anche questa che dura 7 giorni con 7 colori. Julian Cat ora partecipa. Saluto, saluto Julian Cat. Saluto. Allora, c'è anche questa di 7 colori. Naturalmente, con ognuno di essi puoi fare una novena, cioè candele piccole di 7 colori, come vi ho fatto vedere prima, oppure una grande, che questa dura 7 giorni, 7 colori, 7 giorni. Ma puoi anche fare una novena, allora in quel caso, o per terra con dei gessetti colorati fai una stella a 9 punte scritta in un cerchio, oppure in un candelabro ne metti come fanno gli ebrei successivamente, solo che devono essere o 9 o 7. Mi raccomando, l'incenso è protettivo, perché come mantra protegge la mente, come le preghiere e anche le candele, soltanto che tutte queste cose le devi fare in un ambiente controllato, perché altrimenti si brucia la proprietà, come magari ti è successo, che magari
non hai voluto appicciare fuoco, ma magari ti è successo che hai acceso delle candele dell'incenso e buonanotte. Poi non mi ricordo nel primo live che ho fatto, che purtroppo non l'ho salvato subito, di che ho parlato o come, e rischio di essere ridondante, quindi faccio questo live per recuperare il materiale perduto, perché altrimenti inizierebbe già iniziato questo, perché poi lo salvo in YouTube questo video. Quindi vi ringrazio a tutte e tutti voi di avermi seguito per l'ennesimo live. Mi raccomando, Matteo Montesi, prima di fare altre evocazioni o invocazioni, perché magari non sai che cosa stai evocando, non evocare, non convocare presso di te, non invocare ciò che magari non controlli, non governi, perché ti si può ritorcere contro. Il demonio, come tu lo chiami, o diavolo, non è un qualche cosa che sta al tuo servizio, ma neanche Dio, neanche Dio. Sono delle potenze, devi stare attento perché ti possono sopraffare. Allora, tu, chi ti ha nominato esorcista, devi stare attento, perché neanche il Papa può controllare Dio, figuriamoci il diavolo. Si dice che le chiavi di San Pietro e di San Paolo che aprono il cielo e l'inferno, ma in realtà, come tu stesso saprai, solo per chi ci crede, solo Gesù c'ha questo potere, mica tu o mica un porporato. Quindi stai attento a quello che evochi, soprattutto se non lo sai controllare. Leggi, istruisciti, non solo la Bibbia, capito? Leggi cose classiche. Leggi per esempio Magic di Aleister Crowley. Leggi per esempio per sapere tutti gli arcani, Iside svelata di Madame Blavatsky, Elena Petrovna Han, con il cognome sposata Blavatsky, che era lei, Elena Petrovna Han, vedova Blavatsky o divorziata Blavatsky, perché si è divorziata, capito? Leggeti Iside svelata e poi leggiti di Aleister Crowley Magic, La figlia della luna e i tarocchi di Crowley. Comprati anche i tarocchi di Crowley. Ciao a tutte e tutti, eh? Che altro libro vi potrei consigliare? E niente, non voglio tirarla più per le lunghe, perché era solo per fare un'introduzione, perché mi si è tagliata la live prima e non si è caricata la prima parte. Allora per bene o male ho voluto rifare tutto, per esempio poi leggerti anche La magia assoluta, dove parla di evocazioni, di mantra. Questo è un autore moderno. E qua La scuola di magia, come fare un tempio, un luogo di culto, i rituali e tutto il resto. Ma mi raccomando, adesso sto diventando reiterativo. Allora vi lascio a tutte e tutti, grazie, buon sabato pomeriggio. Probabilmente caricherò questa notte questo video, perché lo dovrò assemblare, vediamo che cosa posso salvare delle dirette che ho fatto qui in Instagram. E buona domenica, e mi raccomando, Matteo Montesi, se riprendi a fare i video, non fare più i bucaggi,
soprattutto nei luoghi che sembrano abbandonati, ma magari stanno in successione patrimoniale, stanno all'asta. E soprattutto non invocare o evocare il Dio, i demoni, perché se tu non controlli, tu non sei un sacerdote, non sei un esorcizzatore, non hai studiato, non sai quello che stai evocando. Magari pensi di stare evocando il Dio nella tua vita e nei luoghi abbandonati, che abbandonati non sono, e invece ti accorre il diavolo. Allora ti ringrazio Matteo Montesi e grazie a tutti e tutti voi di avermi seguito. Arrivederci, altrimenti mi viene un video di un'ora. Ciao ciao. Poi non so in che formato salvarlo in YouTube, dovrò farlo in bassa risoluzione. Ciao dal vostro Sant'Enciani. Mi raccomando, guardate i miei video in YouTube, commentateli e io farò lo stesso. E poi adesso ripeterò più o meno le stesse cose negli altri episodi della live che ho caricato qui in Instagram. Scusate la ridondanza, ma mi si è perso il primo collegamento perché ogni tanto il cellulare perdeva il 4G. Allora ho dovuto ripetere la prima parte delle tre che avevo caricato. Ciao ciao. Eccomi di nuovo a rifare un segmento del video, perché se ne stanno perdendo tanti. Qua ho visto che questo scrigno ti puoi mettere al collo per proteggerti durante le evocazioni o le invocazioni di forze ctonie e non. L'abracadabra, di origine assirio babilonese, molto usato anche adesso nel Medio Oriente, in Iran, Iraq, i caldei, no, di origine caldea. L'abracadabra, il triangolo con scritto abracadabra, la scritta abracadabra. Poi ci abbiamo, per quanto abbiamo detto di pomba gira, qua Maria Padiglia, che qua non so se si riesce a vedere perché è nero. Maria Padiglia, questo preso da vacanze in Brasile tempo fa. Maria Padiglia, sempre del, questo è della Kimbanda, ma anche usato nell'Umbanda. Maria Padiglia, per evocare le forze ctonie che ti possono proteggere. Qua c'hai un pentagramma, sempre, che questo lo puoi usare con le candele bianche e dell'incenso, magari in grani. Mi raccomando, bruciare candele e incenso in luoghi controllati. Il pentagramma. Qua c'hai il yin e il yang, yin e yang, cioè così comprendi la complementarietà fra bene e male, buono e cattivo, Dio e il diavolo. Tutto integra la realtà. È inutile avere un avversario, essere manichei, perché tutto si integra. E quindi bene e male sono complementari, vita e morte, maschile e femminile, e altrimenti ci si amareggia per nulla. Quindi porta questo al collo e vedrai che la tua vita sarà più pacifica. Poi che ci abbiamo qua, ci abbiamo, prima abbiamo parlato degli Ezu e di San la Muerte, San la Morte. Purtroppo qua si hanno dato ecco, qua ci abbiamo pomba gira, medaglietta con colorazione rossa, e qua ci abbiamo San la Muerte, che è San la Muerte, di origine cristiana medievale spagnola, il culto della morte, della buona morte, con influenze delle culture degli indiani dell'America, anche a New Orleans, e degli indiani e degli afroamericani. Poi l'immagine di San la Morte l'ho fatta vedere prima. Poi ci abbiamo
una reliquia di un abito di Giovanni XXIII con una collanina molto, una reliquia di un abito, come potrai vedere, di Giovanni XXIII. Insomma, questo per proteggerti, secondo chi ci crede, da tutte le interferenze negative. Secondo chi ci crede, secondo chi non ci crede, non ci crede. Io quindi ti dico, per l'ennesima volta in questo video che ho fatto per rispondere a delle domande di molte persone che mi seguono, di non organizzarti a casaccio esorcista, perché veramente può portare delle conseguenze indesiderabili. Ma io adesso sentivo che questa parte non si era registrata, l'ho voluta registrare lo stesso di nuovo, e poi devo salvare appena finito il video, perché magari Instagram c'ha problemi a salvarlo il video e quindi non lo trasmette, si trasmette solo in diretta, ma io lo voglio salvare per trasmetterlo in YouTube. Allora io ti dico, chissà che video vendrà. Qua ho fatto vedere le medagliette, perché prima mi sembra che ho visto i due video che sono riuscito a salvare e non c'era il pentacolo e tutto quanto il resto. Poi purtroppo sarà un video un po' reiterativo questo, ma fa niente. Poi intanto è tardi. Allora, buon sabato, buona domenica a tutti voi. Buon sabato pomeriggio. Io poi di notte editerò questo video. Mi raccomando, stammi bene. L'incenso è protettivo, perché magari non andare a fare il bucaggio, però difende la mente dalle interferenze negative e soprattutto dalla puzza, perché isola la mente durante la meditazione e durante la preghiera dagli influssi negativi, dai mali odori. E così anche l'uso degli apamala o rosario buddista ed indù e del rosario cristiano che tu utilizzi, la preghiera e i mantra isolano la mente dalle cattive interferenze e aiutano la concentrazione. Ci sono tanti rosari buddisti, indù. Allora, ho caricato di nuovo questa parte perché prima purtroppo non si è salvata, adesso la devo salvare appena finisco la diretta. Grazie a tutte e tutti voi di seguirmi in Instagram e di seguirmi in YouTube. Mi raccomando, quelli che mi vedranno in YouTube mi seguano in Instagram, e quelli che mi stanno seguendo qua adesso in Instagram, almeno per 24 ore ci sarà questo video, vadino a guardare i miei video in YouTube. Allora, utilizza il pentagramma al collo, il rosario, come già fai, ma mi raccomando, stai attento a quello che evochi, perché, o che invochi, perché molte volte tu credi di evocare Gesù, Maria, Giuseppe, Dio, ma magari qualche santo, ma magari stai evocando un demonio. Devi avere rispetto, perché non è che i Dio o il demonio stiano al tuo servizio. Tu chi sei? Loro sono delle potenze e tu non sei nessuno, caro Matteo Montesi. Di te possono fare quello che vogliono, quando vogliono e come vogliono e per la ragione che vogliono. Quindi stai attento a ciò che evochi, perché te ne potrai pentire. Stai attento a ciò che invochi, perché te ne potrai pentire. Dai retta a me. Cerca di invocare o di evocare il meno possibile. Poi delle forze ctonie, degli averni, deve averne rispetto, timore, perché sono comunque delle potenze, possono più di te. E se vuoi anche medita sulle immagini, per esempio buddiste. Queste sono immagini buddiste cinesi che mi hanno dato quando ho preso rifugio in un monastero buddista. Ecco perché mi chiamo Santen Chan. Vedete le immagini buddiste? Ne ho tante. Vedete, in cinese scritto dietro. Le immagini buddiste.
ne ho tante, ma adesso poi mi viene un video di un'ora e non so come lo editerò, in che formato lo editerò. Però mi raccomando, Matteo Montesi, stai attento a quello che evochi e quello che invochi, perché magari non è che tu hai acceso delle candele per pregare o hai dato fuoco, magari sono arrivati i demoni che tu hai invocato pensando di evocare Dio, ma è venuto il demonio e poi ha fatto il patatrac. Perché è facile credere di evocare Dio, ma Dio non viene perché tu lo evochi così senz'altro. Chi sei tu per evocare Dio e che la presenza di Dio si manifesti davanti a te? È più facile evocare forze o invocare forze dell'astrale inferiore, addirittura del sottosuolo, piuttosto che della schiera degli angeli o della presenza di Dio. Perché più le forze sono vili, basse, povere in energia, più vengono a te per assorbire la tua energia. Allora devi sempre avere un anello protettivo come questo anello Opi Kachinas, che è un Kachina, uno spirito del popolo Opi, degli indiani del Nord America, oppure un pentacolo al dito e un, come ti ho fatto vedere prima, un pentacolo al collo. Devi proteggerti con un rosario al collo, però devi stare attento a ciò che evochi, perché puoi stare invocando demoni. Per esempio, ci sono anche questi anelli con lo scorpione e con il ragno, che io ogni tanto nei miei video porto. Infatti tu potrai vedere dei miei video dove io ho le guide di San Giorgio, di Pombagira, di Ezu, di Trancarua, di San Cipriano, e ho questi anelli. Mi raccomando, a volte porto dei rosari, dei yapamala buddisti o indù o cristiani. Mi raccomando, allora, Matteo Montesi, arrivederci, fai il bravo. Io questo video l'ho fatto per rispondere alle molte domande che ho ricevuto in privato. Seguitemi in YouTube, voi che mi seguite in Instagram, e seguitemi in Instagram, voi che mi vedrete in YouTube. Arrivederci. Adesso non so che formato darò al mio video, perché viene arci pesante. Ciao ciao, e grazie di avermi seguito in questa live e che mi seguirete in YouTube. Buon sabato pomeriggio, sera, notte e buona domenica. Buon fine settimana. Ciao dal vostro Santen Chan, e che il cielo vi benedica se ci credete. Istruitevi e fatevi una cultura prima di occuparvi di certi temi, perché se voi vi buttate allo sbaraglio, poi potrete cadere vittime di influenze negative. Ve lo dico disinteressatamente. Prima vi dovete istruire, dovete avere una forte pratica meditativa, dovete avere stabilità mentale, altrimenti non evocate a casaccio o invocate qualsiasi potenza della magia bianca, rossa, nera o verde che utilizza erbe, filtri, eccetera, perché poi potrete essere vittime di qualsiasi forza superiore a voi o anche inferiore a voi. Dovete avere stabilità mentale, emozionale ed intellettuale, oltre che tecniche di dominio. Capito, Matteo Montesi? Ciao e tanta fortuna. Non metto più filtri. È una guida rosso bianco nera o bianca rossa nera, come la vuoi vedere, e rosso bianco nera. Te la devi indossare così quando in 9 giorni consecutivi brucerai queste candeline, una per giorno la accendi, e per quello novena. E poi c'è anche l'incenso di San Cipriano, e qua c'è un'immagine, e qua ci sono le immagini. Vediamo, qua è un'immagine distinta da quest'altra. Quello ritrae come un porporato, un cardinale, un vescovo. Qua invece come un eremita. E c'è un'orazione da fare. Tutto questo appartiene alla santeria, alla kimbanda, all'umbanda, al batakla, batake, non so che cosa, afro-brasiliano, afro-americano.
Poi c'è questa guida verde, bianco, rossa, che fra l'altro è della bandiera italiana. Infatti, serve a evocare San Giorgio contro le potenze del male, e quindi qua puoi bruciare candeline piccole, oppure questo che dura 7 giorni e un cero verde, bianco, rosso, o ne accendi uno che dura 7 giorni, o ne accendi 7 piccolini e 7 candele normali, o 9. Puoi fare una novena, puoi fare questo che dura 7 giorni, o li puoi accendere questi per 7 giorni uno dietro l'altro, poi dureranno più di 7 giorni. Però quando fai questo ti metti, sempre per proteggerti contro il maligno, la guida di San Giorgio, accendi un cero di 7 giorni o ne accendi 9 piccolini, e poi preghi San Giorgio guardando le sue icone. Ma puoi anche decidere di aggraziarti le potenze degli inferi che gli antichi non consideravano. Qua c'è per esempio una candelina di San Giorgio piccolina, la vedi? Verde, bianco, rossa. Quindi sei anche patriottico se la bruci. Ma gli antichi non consideravano le divinità ctonie dell'Averno cattive, e quindi poi anche con questa guida, che è tanto di Pombagira come degli Ezu, nella Kimbanda, nell'Umbanda, negli altri riti afroamericani, pregare le potenze perché liberino la zona indemoniata. Allora ti metti questa guida rossa nera o nera rossa, perché gli afroamericani facevano con, per esempio, i pisè, i fagiolini rossi neri, tutto quello che era della cucina, vegetali, no? Erano poveri, non è che prendevano cristalli colorati, niente. Allora con questa guida rosso nera o nera rossa al collo, e puoi evocare Ezu, Trancaruas, cioè taglia strade, che taglia la strada ai nemici e anche al male, oppure Pombagira, oppure con una bianca, con una guida bianca, puoi evocare, o nera, San la Muerte, sempre per esorcizzare il male, oppure per fare del male a qualcuno, quello dipende dal tuo grado di coscienza. Poi ci sarebbero anche queste altre due, Ianza, che è uno spirito del mare, no, perdon, Otsum, uno spirito del mare, Otsum, che non ha nulla a che fare con quelli precedentemente enunciati, e Ianza, che è uno spirito della tempesta, Ianza, e della pioggia. Allora, di Pombagira la candela rosso e nero, qua ce n'è una candela che puoi fare una novena, oppure bruciarne una, però se fai una novena vale lo stesso di San Cipriano, cioè devi fare una stella a 9 punte e in ogni punta ne bruci una ogni giorno, oppure quest'altra che non dura 7 giorni, perché è la metà di questa, ma è sempre rosso nera ed è di Pombagira. Di Ezu o di Trancarua sarebbe il contrario, si brucierebbe così, sarebbe nera e rossa. Comunque va bene anche tutta nera. Infatti qua ci abbiamo una tutta nera
e una nera e bianca che non mi ricordo più di chi è. Le candele comuni bianche vanno bene anche per tutti, sono universali e vanno bene anche per San la Muerte, che appartiene al folklore. Poi invece, per evocare sette spiriti o sette santi o sette angeli, ci sono le candele di sette colori. Anche qui puoi fare un settenario con la stella a sette punte, oppure una novena con la stella a nove punte per terra, tracciata dentro un cerchio, o tre cerchi o sette cerchi. Ne metti una in ogni punta della stella per fare un settenario o una novena. Allora ogni giorno, qua vedi, violetto, verde, ci sono tutte le tonalità. Poi queste hanno più di 20 anni, quindi si sono sbiadite, l'ho prese in un mio viaggio in Brasile, ce ne ho 4, quindi farei una quaterna, ma una cinquina e sto a posto. Poi è da molto che non escono i 6 numeri al lotto. Poi accenderne 7, 9, non so a che enti sono proposte, 7 colori, però servono per evocare 7 spiriti, anche 7 spiriti planetari, insomma. Poi ci sono tante scuole, Kimbanda, Umbanda, hanno mischiato cose cattoliche con cose orientali, e questa si accende in 7 giorni. Cioè, invece di accendere ogni giorno una candela piccola come ti ho fatto vedere prima, fai un settenario. No, in questo modo ne accendi una, puoi accenderla al centro della stella a 7 punte o a 5 punte, perché a questo punto non importa quante punte ha la stella, o a 9 punte, tanto questa dura 7 giorni. Si deve solo tagliare qua, perché il cielo fan intorno fa che duri 7 giorni. Attenzione, le candele non vanno mai accese in luoghi infiammabili. Poi qua qualcuno mi commenta il video. Saluto da Dario Perniolal, ora partecipa Christian. Saluti a tutte e due, grazie di partecipare. Purtroppo ho dovuto fare molte live qua su Instagram perché mi si tagliava sempre. Allora, dicevo, le guide San Giorgio, Pombagira, Ezu, Trancarua, questa, e San Cipriano. Vedete, Pombagira rosso nero, o Ezu e Trancarua nero e rosso. San Giorgio verde, bianco, rosso, e San Cipriano rosso, bianco, nero. Poi mi raccomando, al collo vi potete mettere un pentagramma che vi proteggerà dagli influssi negativi. Questo lo dico per i rituali che fai, Matteo Montesi, ti devi istruire. E poi puoi portare, per esempio, questo qua al collo di Maria Pradila, che è una Pombagira. Maria Pradila, vedi, l'ho preso in vacanze che ho fatto in Brasile tempo fa. Maria Pradila, che è, non so se si vede bene, tanto Maria Pradila. E poi che altro dire? Niente, qua, vabbè, c'ho qua abracadabra, il triangolo con scritto abracadabra, che è una cosa caldea, sumera, che anche gli arabi adottano, questo abracadabra qua. Puoi avere al collo questo. Puoi avere al collo, qua c'ho la medaglietta di Pombagira, che poi trovate delle mie foto in Instagram, e lo scheletrino
di Santa Muerte, della morte santa, tradizione cristiana medievale che si è sposata con le tradizioni degli indiani dell'America Latina e degli afroamericani. Santa Muerte, ecco, e qua Pomba Gira, la medaglietta di Pomba Gira. Cioè, in pratica, questi due che vi ho fatto vedere prima, Santa Muerte e Pomba Gira. Poi puoi anche avere il Tao, cioè Yin Yang, che rappresenta il Tai Chi, quindi la grande armonia, bene e male, positivo o negativo, amore o odio, così si equilibrano. Se tu lo porti, tutti gli aspetti negativi e positivi che ci sono nella tua psiche, nella tua mente, nel tuo corpo, si armonizzano. Io a questo punto non so più che altro dire, caro Matteo Montesi, perché ho fatto questo video perché mi hanno richiesto, no? Allora, Rai Serpico, ciao Rai Serpico, Filios Doace 77, ora parte. Ciao, ciao figlio Doace, qua ci abbiamo un kimbandista che mi segue, quindi sono contento di avervi potuto dare tutte queste spiegazioni circa il perché a Matteo Montesi gli va di male con i rituali che fa, perché non rispetta, non segue quelle che sono le leggi dell'esorcismo, perché non si sa graziare gli enti buoni e gli enti che gli possono arrecare dei danni. E invece, per chi ci crede, naturalmente bisogna compromettersi con le potenze, tanto dell'Averno come del cielo, perché non bisogna arrogarsi dei diritti di esorcizzare, di fare cose, quando non si controlla ciò che si può evocare. E invece bisogna saper controllare ciò che si evoca, perché altrimenti si fanno dei danni. Cioè, tu credi, caro Matteo Montesi, che Gesù sta ai tuoi ordini, o che Satana se ne va di da lì solo perché glielo chiedi tu? Ma se tu senti la presenza del maligno da qualche parte, innanzitutto di sicuro starà nella mente tua, capito? E poi non è che tu fai paura a Lucifero, al demonio, perché vai dicendo Gesù, Gesù. Io intanto qua sistemo tutto. E non è così che funziona, caro Matteo Montesi. Non è che tu dici: ah, Gesù, Gesù, manda via Satana. No, non funziona così. Non funziona che le potenze del bene e quelle che tu consideri del male stiano al servizio tuo. Intanto metto tutto da parte in religioso ordine, e tu devi calcolare che se veramente esistono delle potenze, sono molto più potenti di te. E certo, io non ti dico che devi venerare il demonio, Lucifero e quant'altro, ma ne devi avere rispetto, perché sono più potenti di te le potenze. Quindi, se sono più potenti di te, con te possono giocare tanto gli angeli, gli arcangeli, Gesù, Maria, come le potenze più assatanate. E quindi il mio suggerimento, caro Matteo Montesi, io ho fatto il possibile per darti dei suggerimenti, poi ti puoi informare in internet. Io ho fatto abbastanza. Poi cercherò di salvare questi video, vediamo, per caricarli in YouTube. Ma tu, dal canto tuo, aiutati, e poi farò una differita, come erano le trasmissioni in diretta di una volta.
ma tu aiutati, perché veramente non puoi fare degli esorcismi improvvisandoti perché tu c'hai la fede. Quante persone di buona volontà hanno fatto delle evocazioni angelicali oppure hanno fatto degli esorcismi come te e sono cadute pazze oppure hanno fatto una fine peggiore? Ah, mi sono scordato Tranca Ruas fuori. E quindi bisogna sapere che non puoi convertire il diavolo, perché sarà il diavolo a convertirti, capisci, caro Matteo Montesi? Sarà il diavolo a convertirti, non puoi convertire il diavolo. Tu chi sei per convertire il diavolo? Non ci riuscirebbe manco un papa. Gli ha resistito giusto Gesù Cristo alla tentazione di Satana, ma tu da solo ti promuovi grande grande esorcizzatore, e già questo mi fa vedere che stai sotto l'influenza del demonio. Poi puoi anche avere delle immagini buddiste come queste, ne ho tante, a proteggerti, a meditare, la meditazione, scopri la meditazione. C'ho tanti libri, ma è inutile. Poi viene una live troppo larga, una differita troppo larga da pubblicare. Mi raccomando, stai accorto, stai attento, non ti fidare di te stesso perché vai troppo sciolto lì a fare esorcismi. Poi viene il demonio, prende fuoco alla casa. Segui tutte le istruzioni che ti ho dato, cerca di soprattutto di sapere chi stai evocando, perché tu preghi Gesù, preghi Maria, preghi Giuseppe, preghi la Vergine Maria, preghi Dio, ma non sai chi ti arriva, perché tu non ne hai controllo. E poi come lo scacci via se per caso è il demonio che si traveste da Dio? Quindi con questo ti saluto, saluto a tutte e tutti voi. Adesso devo tagliare questa diretta in Instagram, poi la salverò, come se ci riesco, come diretta in YouTube, perché quello era il mio intento, per non fare altre live su Spreaker, che le hanno seguite in molti. Allora vi ringrazio, ciao, grazie di avermi seguito. Devo mettere da parte tutti i libri nella mia biblioteca. Se avete delle domande da farmi su questo tema, io ho letto abbastanza, non sono praticante di nessuna magia o religione, ma posso darvi delle informazioni. Poi voi usatele come volete, ma usatele in coscienza. E allora io vi lascio, mi raccomando, quando bruci delle candele e dell'incenso, Matteo Montesi, fallo in luoghi che non siano infiammabili, che siano ignifughi. Mettigli dei piattini, metti le candele lontano dal vento, perché probabilmente tu avrai dato fuoco a una proprietà. Ecco, qua c'è una reliquia di Giovanni XXIII, una medaglietta con reliquia di Giovanni XXIII. Mi raccomando, non bruciare candele così, a parte che in principio non dovresti entrare in luoghi che non ti appartengono e che non sei autorizzato a entrare. Perché anche se una casa la vedi abbandonata, può avere proprietario, oppure può essere che stanno vendendola perché è un'eredità controversa, oppure perché è andata in fallimento la proprietaria della casa e sta all'asta. Quindi poi devi rispondere per danni, magari bruci una casa che costa 500.000 di euro. Allora mi raccomando, stai attento a dove appicci le candele e l'incenso, perché il vento può fare brutti scherzi. Anzi, non entrare proprio a esorcizzare una casa, perché chi ti chiama a te a fare il bucaggio esorcista, accendere candele e incenso? Quello fallo a casa tua e in un luogo controllato. Adesso vi lascio, altrimenti la diretta viene troppo pesante per caricarla in YouTube. Mi raccomando, statemi molto bene. Buon sabato pomeriggio, quando caricherò il video in YouTube sarà già sera. Buona domenica, un saluto a tutte e tutti.
e arrivederci, ciao. Grazie di avermi seguito qui su Instagram e di seguirmi poi, mi raccomando, andate nel mio canale di YouTube e seguitemi anche lì, perché è da giorni che non carico un video. Questo sarà il primo, forse in 2 o 3 settimane, perché ho salvato dei radio programma di Spreaker e poi farò delle live e delle differite per YouTube. Però ultimamente non ne ho fatti di video in YouTube, ho fatto solo una o due live e poi ho caricato i programmi, che i radioprogrammi di Spreaker. Grazie di tutto, non voglio reiterarmi, non voglio ripetermi, quindi chiudo qua. Grazie, non ci sono più messaggi, mi avete seguito già in tanti, grazie a tutti quanti, ciao.